sull'illuminismo informatico, questa qua è la 44esima lezione del corso di Java Base. E in questa lezione proseguiremo col discorso dell'input-output sui file, in particolare vedremo come si crea un file. Quindi, try, catch, noi proviamo a fare qualcosa, cioè creare il file, e poi se le cose finiscono male, lui ci deve catturare un errore. Ok, lasciamo perdere questo. Bene. Dobbiamo creare un oggetto di tipo file. E come vedete abbiamo Java IO input output file. Qua dobbiamo mettergli la directory del file che vogliamo creare. Noi prendiamo la directory completa. Eliminiamo questo e mettiamo semplicemente file txt. Poi creiamo una variabile booleana create file che è uguale a f.create new file. E poi verifichiamo se il file è stato creato. Ok, questo qui è. Adesso dobbiamo eseguire il programma e vedere cosa succede. Il file è stato creato con successo. Proviamo un attimo. Ok, eccolo qua. Questo è il nostro file. Quello che avevamo creato, quindi. Questo qua abbiamo prima creato un oggetto. L'oggetto ha come proprietà il path del file, cioè il sentiero, e poi abbiamo dato un nome e un'estensione al file. Questo è il metodo per creare i file che applichiamo a questo file, quindi creiamo quel file e poi verifichiamo semplicemente che ci stampi un messaggio per dirci se è stato creato oppure no. E questo è tutto. Nella prossima lezione vedremo come scrivere su questo file qualcosa. Quindi per il momento è tutto. Se vi è piaciuta la lezione mettete mi piace. Se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Questa è la 44esima lezione del corso di Java Base. Ce ne sono state altre lezioni ben prima di questa. E poi sto facendo altri corsi HTML, CSS, ne farò degli altri in futuro. Quindi seguitemi. Metterò link in descrizione, pagina Facebook, canali vari e così via. Guardate i link in descrizione. Ci vediamo alla prossima lezione.